Intanto io sono psicoterapeuta, quindi fare una domanda che volevo fare anche prima, più che un'osservazione, una partecipazione di un caso che comunque non ho seguito perché avere la competenza per seguire un caso anche tra gli specialisti. Non è detto che lo specialista si vuole arrabbiare, appunto come se seguire tutti i disturbi, ed è giusto che si cominci anche l'invio, questo è una parentesi. Però 7 anni fa, tempi non sospetti, quando non c'erano tutte queste informazioni sui disturbi alimentari dell'adolescenza e dell'infanzia addirittura, mi ricordo di un caso veramente, all'epoca diciamo, strano, così di un bambino che aveva a questo punto il suo selettivo, ben oligodiva crudo. Sembra una cosa di fantascientifica. Oligodiva crudo, nel senso che però quello che fosse una fobia, ovvero raccontava questo il fratello, che era obeso tra l'altro, mangiava sempre pasta asciutta con l'olio d'oliva crudo in quantità enormi, cioè la madre permetteva, per un discorso di famiglia, no? Di che appunto mettesse davanti a lui, dopo bottiglia, proprio la bottiglia di olio, una missione, diciamo. Si era molto sensibili su questo, quindi aveva sempre una fobia specifica, non mangiava l'oliva d'oliva crudo su nessun alimento, insalata, tutto, ma fritto sì, cioè cotto, devo dire. Quindi era una cosa molto molto specifica, ma non una cosa tipica ovviamente. Però in evidenza quanto tra fobia e disturbo alimentare nei bambini ci sia un forte collegamento. Poi ovviamente forse non esista una struttura residenziale in Sicilia, è un elemento che discrimina da chi può permettersi di trattare con così efficacemente chi non può. Questa è una cosa. Quindi ecco, tanto che in ogni caso a se stessi bisogna avere le competenze e formarsi anche